Bentornati su C'è del Marcio in Campania. In questa seconda puntata parleremo dell'eredità di Bassolino su Napoli, il suo mandato in regione e gli effetti dell'amministrazione della sua erede Iervolino. Il focus della prima parte di questo video sarà anche la crisi dei rifiuti, un tassello essenziale per la storia campana degli ultimi 30 anni. Dopo il 2010 sono emersi dei nuovi politici che hanno conquistato le poltrone partenopee, confiscandole ai fedeli di Bassolino. Primo fra tutti l'ex socialista Stefano Caldoro, fedele di Berlusconi. L'altro Luigi De Magistris, ex magistrato di Italia dei Valori. Io sono Nicola Maria Servillo, anche detto Hyper Nick the Great, e se ti interessano contenuti sulla politica italiana, ti invito ad iscriverti e a mettere mi piace. Offro anche un servizio di membership per solo un euro al mese. Puoi vedere i miei video in anticipo ed accedere a scene tagliate e altri contenuti esclusivi, come le interviste integrali dei politici. Link in descrizione. Abbiamo molto da affrontare, quindi direi di iniziare senza ulteriori indugi, subito dopo la sigla. La nostra storia inizia con Bassolino, sindaco da quasi 7 anni e tra i politici più amati in regione nell'anno 2000, che decide di candidarsi presidente o governatore della Campania. Il secondo millennio si apre con la sua candidatura ufficiale, che diventerà pubblica a gennaio, assieme alle sue dimissioni da primo cittadino. In quel periodo la sinistra era al governo in una strana coalizione tra il Partito Popolare Italiano, il DS, Verdi, Cossutiani, Prodiani, Mastelliani e altre forze frammentarie. Il premier era Massimo D'Alema, storico segretario e oggi tra le figure più complesse di questo paese. Col tempo i rapporti tra Bassolino e D'Alema si evolveranno in un'alleanza politica abbastanza forte, ma tra il 99 e il 2000 i due non andavano molto d'accordo, soprattutto perché i popolari non vedevano di buon occhio il sindaco di Napoli, che vedevano come troppo ambizioso e ostruzionista. Il 24 febbraio Bassolino ritirerà le sue dimissioni da Palazzo San Giacomo, dedicandosi alla sua campagna e alla città allo stesso tempo. Ciriaco De Mita, ai tempi vivo e tra i personaggi più illustri dei democristiani in meridione, minacciò di far cadere il governo nel caso Bassolino fosse rimasto sindaco, perché volevano che in regione salisse uno dei loro, in particolare Teresa Armato. Dopo settimane tremolanti, Veltroni si schierò dalla parte di Bassolino e propose a De Mita e i suoi uno scambio, il sostegno della candidatura in cambio di Napoli. L'accordo andò a buon fine e Bassolino fu eletto presidente della Campania nonostante il boom berlusconiano che aveva invaso il paese. Le Terre Felix furono gli unici posti dove la sinistra vinse. Nel 2001 Bassolino scelse il suo successore con il sostegno dei democristiani, Rosa Russo Iervolino, ex ministra e tra le prime della Repubblica. Iervolino fu ministra degli affari sociali per quasi tutta la decima legislatura e assunse il ruolo di ministra dell'istruzione per tutta l'undicesima nei governi di Amato e Ciampi. Fu anche ministra dell'interno in un periodo piuttosto duro dato il conflitto in Serbia. Arrivata a Napoli, la sindaca, la prima donna a ricoprire quell'incarico come quasi tutti i precedenti, si ripromise di portare avanti l'età d'oro del suo predecessore, sempre costruendo tante opere pubbliche come la metro e continuando le iniziative culturali. Di anni buoni ce ne saranno tanti, infatti nel 2005 e nel 2006 Bassolino e Iervolino si ricandideranno e vinceranno con ampio margine. Questo nonostante le prediche nei confronti di Iervolino da parte dei suoi alleati, i quali non condividevano la linea di governo dell'ex ministra, probabilmente perché era dettata in parte da Bassolino. Dopo il 2007 le cose iniziarono a complicarsi con l'implosione della crisi dei rifiuti, che da anni era stata sotterrata e non si poteva più nascondere.
I problemi con la spazzatura e il suo smaltimento risalgono all'inizio degli anni 90. Già ai tempi il governo Ciampi aveva dichiarato lo stato d'emergenza e bandi furono aperti per la costruzione di termovalorizzatori. Durante il suo mandato da presidente, Bassolino voleva costruirne uno ad Acerra, ma per via di proteste locali e problemi burocratici il piano avvenne solo in parte. Furono fatti degli interventi qua e là, tipo alla fine del 2001, quando entrarono in funzione gli impianti di produzione di combustibile di Caivano, Avellino e Santa Maria Capua Vetere, seguiti nel 2002 da quelli di Giugliano, Casalduni e Tufino, e infine Battipaglia nel 2003, ma la Campania non era ancora autosufficiente e molti dei rifiuti venivano trasportati in altre regioni o all'estero per essere smaltiti. Il 2007 ha segnato l'inizio della crisi che è rimasta nella storia. Le discariche esistenti erano ormai in procinto di raggiungere il punto di saturazione e la raccolta dalle strade si fermò. Il governo guidato da Prodi intervenne all'inizio del 2008, individuando nuovi siti per la costruzione di discariche e la gestione dei rifiuti. Fu autorizzata la costruzione di 3 nuovi inceneritori. Nel tentativo di gestire le nuove criticità che emergevano, il presidente del Consiglio nominò un nuovo commissario per l'emergenza rifiuti, l'ex capo della Polizia di Stato Gianni De Gennaro, che prese il posto di Bassolino. L'obiettivo era risolvere la situazione entro 4 mesi. Durante questo periodo i rifiuti sono stati trasferiti in Germania via ferrovia, a costi notevolmente inferiori rispetto allo smaltimento in Campania. Tra i tanti punti di interesse dove poter costruire c'era la discarica abbandonata nel quartiere di Napoli Pianura e una cava dismessa nel quartiere di Chiaiano, al confine con il comune di Marano di Napoli. Tuttavia, la decisione di utilizzare queste aree scatenò violente proteste da parte della popolazione locale, con episodi di incendio doloso e distruzione di autobus del trasporto pubblico. Il 2008 fu anche l'anno delle elezioni anticipate, dopo le dimissioni di Prodi, e Berlusconi tornò a Palazzo Chigi. Il 21 maggio 2008 il nuovo governo presieduto da Silvio Berlusconi ha tenuto il suo primo consiglio dei ministri a Napoli, dove venne approvato un decreto legge, il numero 90 del 23 maggio 2008, che autorizzava l'operazione Strade Pulite. Questo decreto stabiliva la costruzione di 4 nuovi inceneritori, individuando 10 siti per nuove discariche, e ha previsto sanzioni, tra cui il commissariamento, per i comuni che non avrebbero implementato la raccolta differenziata. Inoltre ha previsto la cessazione dello stato di emergenza entro il 31 dicembre 2009. Nonostante gli sforzi dell'esecutivo, la situazione non si è risolta completamente entro i tempi prestabiliti. Le amministrazioni di Bassolino e Iervolino, già in difficoltà e sotto forte pressioni, furono costrette al rimpasto delle giunte per via di inchieste giudiziarie nei confronti di alcuni assessori nel modo in cui avevano gestito la crisi. L'apertura dell'inceneritore di Acerra incontrò problemi tecnici e le combustioni causarono emissioni di polveri sottili oltre i limiti consentiti. C'era anche il problema delle ecoballe, letteralmente dei sacchi giganti di rifiuti che nel corso degli anni erano stati smaltiti male e lasciati abbandonati in depositi e discariche. I campani iniziarono a vedere la luce del sole solo nel 2010, con l'arrivo di nuovi leader che traghettarono il territorio fuori dalla crisi. Ehi, grazie per essere arrivati fin qui. Se vi è piaciuta questa prima parte del video, allora adorerete la seconda parte, perché intervisterò Stefano Caldoro e Luigi De Magistris. Se sei nuovo, considera di iscriverti al canale, mettere mi piace e magari condividere il video. Se vuoi sostenermi più attivamente, diventa membro per ottenere contenuti extra e in anteprima. I donatori, per dirvi, hanno visto questo video giorni prima degli altri, un lusso che costa solo 1 euro al mese. Infine, ho un canale Discord dove si parla di politica e si condividono meme. Vorrei tanto fare degli eventi in futuro, quindi unitevi. Detto questo, andiamo avanti.
Il nuovo decennio si apre con le elezioni regionali. Dopo due mandati e la pessima bad press, non sembrava esserci molto da fare per Bassolino. Molti ai tempi ipotizzavano che se la crisi dei rifiuti non ci fosse stata, o meglio, se Bassolino non si fosse ricandidato nel 2005, l'ex sindaco avrebbe potuto trarre vantaggio dalla sua ottima reputazione per diventare ministro o comunque un politico di spicco nazionale. Purtroppo questa occasione non si creò e al presidente non restava che ritagliarsi quello che poteva sulle nomine. Uno schiaffo simbolico alla sua legacy fu la scelta da parte del centro-sinistra di candidare Vincenzo De Luca, che nel corso del suo mandato da sindaco, anche lui molto amato dai salernitani, criticava spesso Bassolino. Non era raro che si unisse ai cori delle opposizioni, anche nei momenti dove conveniva meno. Già nel 2001 De Luca rilasciava interviste tipo questa sul Corriere, dove annunciava la fine della sua era. Un altro esempio nel 2004, quando si schierò con alcuni cittadini che protestavano per la costruzione di una discarica che ha portato ad uno sciopero dei treni paralizzando la regione, oppure quando nel 2005 lo accusò di clientelismo portando ad una serie di inchieste. La rivalità di Bassolino e De Luca non nasce nel 2001. Secondo la giornalista Angela Frenda, i due si odiano dagli anni 70. Creiamo un quadro. I due erano iscritti alla sezione Di Vittorio a Salerno. Bassolino, introverso, diffidente, di umili origini e con poco tempo per coltivare hobby, in particolare dell'arte contemporanea. L'altro estroverso, narciso, laureato in filosofia, due passioni, Bacone e la chitarra. Si racconta per esempio della sua versione alternativa della canzone Bandiera Rossa, che è ormai lost media. Quando l'allora segretario Franco Fichera se ne andò, De Luca aspirava a sostituirlo, ma Bassolino gli preferisce un uomo a lui vicino, Paolo Nicchia. Da lì è partita la guerra e De Luca racconta di dispetti, come quando la regione si rifiutò di far chiudere il cinema pornografico davanti al comune di Salerno, di loro proprietà. Quando chiesi a Bassolino cosa ne pensasse di De Luca, l'ex presidente si trattenne. Se lei va su internet, si è per curiosità sua, allora faccia una cosa, lei vada su internet, metta frasi di Bassolino contro De Luca, veda quante ne trova, poi metta frasi di De Luca contro Bassolino e vede quante ne trova. Si prende questo spizio. Che cose anche di via polemica di De Luca nei miei confronti, non ne trova mie nei suoi confronti, diciamo così, no? Come ai vecchi tempi, Bassolino provò a convincere la coalizione a candidare uno dei suoi, ma la leadership credeva che ormai servisse un anti-Bassolino per vincere. Intanto a destra, il PDL sceglie l'ex ministro Stefano Caldoro, di origine craxista e fedelissimo del Cavaliere. All'inizio il candidato doveva essere Nicola Cosentino, ai tempi sottosegretario e coordinatore forzista in regione, ma per via di una serie di questioni giudiziarie si optò per la figura più pulita di Caldoro. L'altra novità fu la capolista Mara Carfagna, ai tempi ministra delle pari opportunità, che voleva candidarsi alle amministrative nel 2001 e fece questo esperimento per misurare i suoi consensi. Gli anni del 2010, insomma, dove c'era il momento, diciamo, del governo Berlusconi, e quindi c'era l'esigenza, soprattutto nel contesto delle elezioni regionali, di dare un segnale di forza. Quindi c'era una grande mobilitazione del centrodestra e quindi in questo rientravano chiaramente soprattutto molte regioni del sud. Il candidato naturale, mettiamola così, che si era preparato per le regionali, era il segretario regionale di Forza Italia, che allora non era il solo il Popolo della Libertà, dovrà ricordare, quindi diciamo certo. era insieme Alleanza Nazionale e, come sai, e Forza Italia, poi partiti minori. Io ero come nuovo PSI, come socialista, insieme a Rotondi e agli altri eravamo costituenti del Popolo della Libertà, eravamo anche noi parte di questo grande movimento che costituimmo insieme. Quindi in quel contesto ci fu la naturale candidatura di Cosentino. Cosentino però iniziò a avere dei problemi, già iniziarono i problemi, diciamo, di indagini su suo conto, e quindi chiaramente questa candidatura fu indebolita oggettivamente da queste inchieste. E in questo contesto chiaramente Berlusconi, chiaramente in primis, e il gruppo dirigente nazionale si confrontò con noi, e sì, io poi avevo fatto il ministro con Berlusconi, avevo un movimento politico socialista autonomo, quindi su questo sì, di fatto ci fu la scelta di scegliere la mia candidatura come momento di maggiore sintesi. E quindi fu scelta la candidatura che poi ti ricorderai fu
vince con 10 punti di distacco rispetto, di più, 12 punti di distacco con De Luca, quindi fu una vittoria nettissima. Ma ecco, la candidatura è nata in questo contesto. Pochino sicuramente mi ha sostenuto insieme a Mara Cafagna, sono stati i primi che si sono, diciamo, esposti. Ma sai, io in quel momento rappresentavo una soluzione, io non avevo chiesto, voglio intanto precisare che io non avevo chiesto la candidatura, né in forma privata né pubblica. La campagna elettorale fu molto combattuta. Vincenzo De Luca portò avanti un messaggio di ordine all'aldilà dei partiti, in un modo molto simile al 93 e che presto diventerà parte del suo stile. Alle urne il centrodestra prese quasi il 58%, mentre il candidato in sé Caldoro poco più del 53%. Il socialista si trovò davanti una regione a pezzi che richiedeva tanto tempo ed impegno per riportarla in equilibrio. Intanto noi venivamo chiaramente da una situazione unica in Italia. Nel 2009, quindi praticamente l'anno delle elezioni, 6 mesi prima, aveva avuto un doppio commissariamento. Era stata commissariata per il disavanzo sanitario, oltre 900 milioni, oltre la situazione debitoria chiaramente. E poi avevamo l'unica regione italiana che nel 2009 sforò il patto di stabilità interno per oltre 1 miliardo. Quindi chiaramente questi due elementi intervenne il Ministero dell'Economia, il MEF con il Ministero della Salute e fecero una doppia azione di messa in mora, no? Come un po' faceva l'Europa allora. E quindi noi arrivammo, io mi insediai con una doppia procedura di infrazione sostanziale. E quindi io ho dovuto affrontare, diciamo, una situazione drammatica dal punto di vista dei conti regionali. Quest'unica situazione italiana mi fece, insomma, chiedere al Ministero dell'Economia, allora retto da Tremonti, al governo, quindi al Ministero dell'Economia, di avere una ispezione per avere una certezza della misura dei conti pubblici, che di fatto venne a fare un'azione di controllo dei conti della regione. E in questa relazione allora Canzio, ragioniere generale dello Stato, usò un termine non italiano per sintetizzare la situazione della Campania e parlò chiaramente, scrisse questo termine in corsivo, disse: la Campania è in default, era una situazione oggettivamente drammatica dal punto di vista dei conti pubblici. Diciamo, nel 2013, ho portato in equilibrio di bilancio la sanità e nel 2014, quindi ultimo anno di mia amministrazione, ho chiuso la sanità con 200 milioni di avanzo e nel 2014, l'anno successivo, ho portato in equilibrio tra cassa e competenza, che allora c'era cassa e competenza, parametri da allora ho portato in equilibrio il bilancio ordinario, un'operazione di correzione dei conti pubblici per portare la Campania dal default. E poi l'ultimo anno, quindi soprattutto l'ultimo anno, ho potuto, quindi 2014-2015, una volta che sono uscito fuori dai, ho rimesso a posto i conti, insomma, quindi diciamo era tutto in regola. E le leggi mi permettevano, diciamo, di fare qualche operazione di investimento e di crescita e in quel punto ho utilizzato, ed siamo stati l'unica regione in Italia del sud che ha utilizzato oltre il 100%, perché noi siamo arrivati al 110% di impegni di fondi cosiddetti fondi comunitari, una famosa accelerazione della spesa, che è chiamata così, che portò, diciamo, quasi 3 miliardi di investimento di spesa, quindi negli ultimi 2 anni, 2014-2015, di fondi europei. Se vuoi ti faccio qualche esempio, il grande progetto Pompei, tutti parlano di Pompei, il famoso grande progetto Pompei. Il grande progetto Pompei è una mia invenzione, nel senso è una mia realizzazione, perché è un progetto integrato, si chiama grande progetto perché è un codice europeo, non perché si chiama grande perché è grande. Il grande progetto europeo è un codice europeo che noi per la prima volta abbiamo applicato in Europa per un sito archeologico. Così come il grande progetto Porto di Napoli, il grande progetto Porto di Salerno, che sono ricordati come grandi progetti, il grande progetto Banda Larga, che ha portato la Campania in iperaccelerazione per la rete. Abbiamo fatto questi grandi progetti che, insomma, sono stati conosciuti
alcuni addirittura come best practice europee. Il governo Monti presentò sia il progetto Pompei che il progetto Porto di Napoli furono riconosciuti come best practice europee. Caldoro ebbe un ruolo importante anche nel trovare una soluzione alla crisi dei rifiuti, principalmente collaborando attivamente con il governo, ma anche muovendosi in modo pragmatico e bilanciato. Il sistema era fallito nei decenni precedenti, come sai, no? Perché fu deciso in maniera sbagliata dal centrosinistra, che allora aveva deciso di fare un sistema di riciclo complessivo dei rifiuti senza gli impianti, con il cosiddetto il compostaggio. Quindi si riteneva di poter trasformare il rifiuto solido urbano in compost, quel compost che poi sono diventate le famose ecoballe, no? Il sì. Compost poi doveva di fatto essere pacchettato e poi rivenduto per gli inceneritori, per tante altre cose, cosa che chiaramente è fallita perché questo materiale non era idoneo a poter essere utilizzato per altri fini e quindi è rimasto rifiuto. Quindi il collasso del sistema è nato proprio da questa scelta sbagliata di politica, che poi nessuna parte d'Europa ha mai realizzato. Questa campagna fu un tentativo del centrosinistra, allora c'era anche Pecoraro Scanio, ti ricorderai, i Verdi, quindi c'era tutta una politica che sperimentò questo sistema, che è fallito. E dopodiché tu si sei trovato senza impianti, perché poi non organizzando gli impianti, come tutto il resto d'Italia, la Campania diventava una cosa ingestibile. Non aveva né discariche e né impianti di trattamento. E lì il grande merito, devo dire, è stato di Berlusconi, perché Berlusconi impose, l'accelerazione e la chiusura insieme a Bertolaso del termovalorizzatore di Acerra. Anche a Napoli ci fu una mezza rivoluzione. La Iervolino si dimostrò in molti aspetti incapace di tenere viva l'anima del rinascimento culturale portato avanti da Bassolino e la città si trovava dopo tutto al centro delle controversie per la monnezza. Ci fu un calo totale della qualità di vita percepita dai cittadini partenopei che piano piano diventeranno sempre più affamati per un cambiamento radicale che andasse oltre Bassolino e Berlusconi. Caldoro, quando fu eletto, poteva godere dell'ottima reputazione del cavaliere. Nel 2010 il suo governo era ancora abbastanza popolare, ma un anno dopo le cose cambiarono. Dopotutto Berlusconi era colui che aveva promesso la fine della crisi entro la fine del 2009, eppure i rifiuti la rimanevano. Vista la precarietà dei sondaggi, il team del PDL optò per candidare un volto locale, piuttosto che la Carfagna, come era stato pronosticato l'anno prima. Individuarono Gianni Lettieri, imprenditore napoletano molto rispettato dai ceti medi. In un'intervista su Napoli Today, il candidato di centrodestra si dipinge come figura anticorruzione e a favore del lavoro onesto. Le sue priorità includono la gestione dei rifiuti con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata e avviare progetti di termovalorizzazione. L'obiettivo è rendere Napoli autonoma dalla crisi dei rifiuti. Per migliorare le condizioni dei giovani napoletani, intende stimolare l'economia, attrarre investimenti e creare opportunità di lavoro in modo che i giovani possano rimanere a Napoli per costruire la propria carriera. È pronto ad agire rapidamente dopo le elezioni, sperando di vincere al primo turno. La sua strategia mediatica si incentrava invece sugli spot pubblicitari televisivi, basandosi sul modello di Berlusconi. Al centro-sinistra le forze politiche optarono per il prefetto Mario Morcone, vecchio collaboratore di Bassolino. La reazione della coalizione anti-berlusconiana, molto vasta ed eterogenea ai tempi, fu mista. La candidatura dell'ex magistrato europarlamentare d'Italia dei Valori, Luigi De Magistris, fu una di queste reazioni. Il contesto era questo, io mi trovavo al Parlamento europeo e le immagini di Napoli erano quelle di una città piegata dall'emergenza rifiuti al primo piano in centro, centinaia di metri di discariche in periferia. C'era un turista, una città mortificata anche dalla mala politica e da fatti anche di illegalità, una città che sembrava irriconoscibile. E quindi quel tipo di fotografia, avendo io un grande amore per la mia città,
mi portò a fare una scelta, devo dire, anche un po' folle, cioè quella di lasciare il Parlamento europeo, dove ero stato eletto 2 anni prima, presiedevo la commissione controllo bilancio, e lanciarmi in un'avventura dove nessuno pensava che io potessi vincere. E quindi questo era il contesto di una città piegata che non credeva nella possibilità di riscatto, perché ormai erano diversi tempi che c'era tra rifiuti, mala politica e fatti anche di questione morale molto seri, e c'era molta depressione complessivamente in città, in una città che è tutt'altro che depressa. Ma il centrodestra doveva vincere al primo turno. C'era il candidato Gianni Lettieri che era dato per vincente secco al primo turno. Poi ci fu la mia candidatura completamente da outsider. Poi c'era il PD, diciamo il centrosinistra tradizionale, che mise un prefetto, Mario Morcone, che era dato per andare eventualmente a ballottaggio se non avesse vinto il centrodestra al primo turno. Poi c'era un candidato del terzo polo, anche abbastanza forte, che era Pasquino, che Raimondo Pasquino, che insomma comunque era una persona autorevole, rettore, eccetera. E poi c'era Roberto Fico per il Movimento 5 Stelle. Questo era il quadro. Io ebbi, diciamo, la bravura di partire in anticipo rispetto agli altri, tranne Lettieri, che era un candidato che più o meno si faceva il nome, però io partì presto, e questo mi diede la possibilità di iniziare una corsa, diciamo una maratona veloce, che poi mi ha portato al ballottaggio. La mattina di sabato 5 marzo si apre con l'inaugurazione della campagna elettorale di De Magistris in un cinema al centro di Napoli. La candidatura di De Magistris presentò un aspetto atipico, non avendo il sostegno di nessun partito principale, cosa molto più insolita ai tempi rispetto ad oggi. Nonostante sia eurodeputato per Italia dei Valori, De Magistris si presentò di fronte alla città non come rappresentante del suo partito, ma come un candidato di un'eventuale lista civica. Anche il programma era in fase di definizione, seppur con linee guida generali. De Magistris sottolineò dal palco che questa deve essere un'esperienza di democrazia partecipativa. Ma i punti erano diversi, innanzitutto la questione morale. Sì. Risolvere l'emergenza rifiuti, che era la prima cosa da fare, e poi il rilancio culturale della città, dalle periferie al centro. Lavorare molto sulla democrazia partecipativa e sui giovani, sui beni comuni, e poi tante cose che sono state l'inizio proprio del mio mandato, acqua pubblica, e quindi partire proprio dai beni comuni contro la logica della privatizzazione imperante all'epoca, come quindi rilancio culturale, rilancio della città, rimetterla al centro dell'attenzione nazionale e internazionale. Primo obiettivo ovviamente che dovremmo affrontare immediatamente con l'emergenza rifiuti. Nessuno si aspettava una vittoria dall'ex magistrato, ma utilizzando mezzi come i social, in un modo simile ai 5 Stelle e in seguito la Lega, De Magistris arrivò al ballottaggio e vinse contro Lettieri. A pochi mesi dal suo arrivo a Palazzo San Giacomo, De Magistris portò avanti una serie di trattative, in particolare affiancando la compagnia Asia, per trasferire più di 250.000 tonnellate di rifiuti in Olanda. Tra agosto e settembre 2011 il ritiro dei rifiuti si normalizzò e calò il sipario della crisi. Napoli, come tutta la regione, fu comunque colpita molto dal debito. Il sindaco si è trovato ad affrontare una situazione finanziaria estremamente difficile all'inizio del suo mandato, con un disavanzo di circa 800 milioni di euro. De Magistris ha promosso un ambizioso progetto di riqualificazione delle periferie di Napoli, ottenendo un accordo del governo per stanziare circa 26 milioni di euro. Questo programma ha incluso la demolizione di alcune delle famigerate vele di Scampia, da tempo luogo che attraeva criminalità e camorra, e la riqualificazione di altri edifici. Vennero anche fatte tante ristrutturazioni di edifici storici in centro. Per evitare che la crisi dei rifiuti si riproponesse, De Magistris lavorò per estendere la raccolta differenziata a tutta la città di Napoli, implementando il porta a porta in molti quartieri. Questi sforzi hanno portato ad un aumento significativo
della percentuale di raccolta differenziata, passando dal 28 nel 2015 al 40,1% nel 2019. Il numero di cittadini che utilizzano il servizio porta a porta è cresciuto notevolmente, nonostante il personale impiegato fosse del 50% in meno rispetto all'amministrazione precedente. Inoltre è stato avviato un progetto di compostaggio per la produzione di biogas nella zona di Napoli Est, contribuendo agli sforzi per una gestione più sostenibile dei rifiuti. De Magistris ha inoltre sperimentato il bike sharing a Napoli, installando ciclostazioni nel 2014, tra le prime città in Europa. Nonostante una sospensione temporanea, il servizio è stato ripristinato nel 2020 attraverso un bando rivolto agli operatori del settore. Questo ha contribuito a promuovere il trasporto sostenibile in città. Il sindaco ha anche introdotto diverse altre alternative, tra cui la riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori del comune, la creazione di un registro per le unioni civili, la pedonalizzazione del lungomare e politiche per attrarre il turismo. Ha inoltre lavorato per aumentare le aree verdi, promuovere la trasparenza nelle attività del Consiglio Comunale e restaurare monumenti storici. Nonostante gli sforzi per il risanamento finanziario, Napoli è entrata in uno stato di predissesto nel 2013, dovuto dalla bassa riscossione delle tasse comunali. Nel 2014 De Magistris fu coinvolto in un caso giudiziario dovuto a questa situazione e fu temporaneamente rimosso dai suoi incarichi per via della legge Severino. Tornò nel 2015, giusto in tempo per farsi rieleggere per un secondo mandato l'anno dopo. Ma no, umanamente, personalmente no, anche un po' rapporto. Lui ha fatto delle scelte coraggiose, una sicuramente quella del cosiddetto lungomare liberato, come l'ha chiamato, cioè la pedonalizzazione del cosiddetto lungomare, l'apertura, e che questo bisogna dire è opera di De Magistris, poi si può giudicare negativamente o positivamente. De Magistris ha fatto una grande deregulation, non amministrando i dossier, lui ha fatto una cosa più semplice, ha fatto una grande deregulation per i ristoranti, per i B&B. Lui ha dato grande spazio a questa prima accoglienza turistica, ecco. Anche lui era molto mediatico, cioè lui giocava le partite politiche, ma poi l'amministrare è una cosa diversa, cosa che invece fa questo sindaco. Questo sindaco è di centro-sinistra, quindi non ho motivo per dire che io non condivido la sua scelta politica, la scelta di campo, la sua posizione politica, però non posso non riconoscere che è una persona che è il sindaco, cioè che comunque lavora sui dossier, lavora sulle cose da fare, da realizzare. Il piano di investimenti di Caldoro però non si concretizzerà, perché nel 2015 sarà Vincenzo De Luca a vincere le elezioni, prendendo il suo posto. All'inizio volevo parlare di questa campagna elettorale approfondendo le tematiche e le controversie più grandi, in particolare tutto il pasticcio della legge Severino, che rendeva De Luca impossibile da candidare, ma il video si è rivelato molto più lungo del previsto, quindi vi lascio qui. Grazie per aver guardato, iscrivetevi e mettete mi piace se siete nuovi. Ci rivediamo la prossima volta con il mandato di De Luca e altre curiosità sulla politica campana.